gote rosse rosse di chi vien dalla campagna. Hai scelto, signora Bovary. Giacomo Nappini Casuzzi. Una storia che racconta il tema della libertà, dell'essere figli e padri. E il Pinocchio di Collodi. Pinocchio di Collodi ha una grande missione, che è quella di costituire una coscienza comune della nuova nazione che sta nascendo, l'Italia. Non c'è l'obbligo di andare a scuola, ma c'è sicuramente un obbligo morale nel diventare padre e diventare figli. Significa che Geppetto cercherà suo figlio fino alle profondità della balena, fino ad accettare la balena, il pesce cane, cosiddetto, cioè accettare una dimensione di depressione, di tristezza per la ricerca del figlio. Ma tutto si sblocca quando un figlio decide di farsi trovare. Il grande click lo si fa non quando si cerca, ma quando ci si lascia trovare. E alla fine dello spettacolo Pinocchio si fa trovare, cioè si fa figlio, si rende veramente figlio e riesce a prendersi cura poi del padre. Quale libertà cerca Pinocchio nel corso delle avventure? La straordinaria originalità di questo personaggio è che è un burattino, ma è senza fili. Ed è l'unico burattino senza fili, infatti lo vediamo contrapposto nel teatro di Mangiafuoco a tutte le altre maschere, a tutti gli altri burattini che dicono: come, tu sei un burattino senza fili, sei un burattino libero? Pinocchio ha la possibilità di scegliere, cosa che per esempio viene contrapposta a Lucignolo. Mentre Pinocchio sceglie per il bene, sceglie per il buon cuore, Lucignolo sceglierà invece per la sua disfatta, e infatti il libro narra della morte di Lucignolo, schiacciato dal lavoro e schiacciato dalla sua non accettazione della propria dignità, ridotto quindi a bestia, a somaro. Questa sera qui a San Carlo ce ne saranno più di uno di Pinocchio in scena. Saranno 8 Pinocchi e rappresenteranno le varie fasi di evoluzione di questo Pinocchio. Quindi 8 dei ragazzi del progetto teatrale musicale Protemus saranno in scena, ognuno con una fase molto specifica di questo Pinocchio. La prima, per esempio, è un Pinocchio capriccioso, un Pinocchio curioso che vuole scoprire la vita. L'ultimo Pinocchio è un Pinocchio consapevole, maturo, pronto a diventare vero,